Un'edizione particolare, quella di quest'anno del Paese dei Balocchi, l'evento dedicato ai bambini, arrivato alla sua 20ª edizione. Quattro giorni di divertimento e allegria, ma anche di riflessione, perché attraverso i tanti laboratori, spettacoli e iniziative di vario genere, famiglie e non solo sono state portate a riflettere su alcuni temi di interesse ambientale e sociale. La manifestazione, iniziata lo scorso 17 agosto, ha visto la proclamazione a sindaco dell'evento di Domenico Iannacone, giornalista Rai, protagonista di inchieste di interesse sociale. Poi l'evento ha preso dei giorni di stop a causa del brutto tempo e che ha visto prendere nuovamente il via nelle date del 21, 22 e 23 agosto, iniziando subito con il suggestivo spettacolo pirotecnico musicale che ha tenuto centinaia di persone con il naso all'insù in piazza Bambini del Mondo. Il Paese dei Balocchi poi è terminato venerdì con la nomina a cittadino onorario di Fabrizio Macchi, paraciclista campione sportivo che ha subito l'amputazione della gamba sinistra a causa di un tumore osseo a 13 anni, ma nonostante le difficoltà è riuscito ad ottenere risultati importanti nella sua vita sportiva. La mia storia è incontrato un osteosarcoma che è un cancro maligno e dopo 3 anni di ospedale, 20 cicli di chemioterapia e 17 interventi, l'esito finale è stato l'amputazione della gamba, ma ovviamente io avevo un sogno che era quello di poter diventare un atleta, uno sportivo, un campione, e io ho voluto riprendere a fare questa attività. Poi ho incontrato la bicicletta e la bicicletta è stato il mezzo con il quale sono riuscito a esprimere meglio il mio potenziale. Ho fatto 3 partecipazioni alle Olimpiadi con una medaglia olimpica, 15 medaglie mondiali di cui 2 d'oro, e quindi diciamo che i limiti sono quasi sempre nella nostra mente e non nel fisico, quindi quello che mi viene da suggerire è sempre di provare, ok? Che non ci sono i limiti. E poi non sono mancati momenti musicali, buona cucina e tanto intrattenimento con i protagonisti della favola di Pinocchio. Tema di quest'anno, virate coraggiose che rilanciano la vita. È stata una grande edizione, molto partecipata, molto intensa, molto bella. Quindi un tema molto difficile, infiniti, virate coraggiose che rilanciano la vita. Siamo molto felici per aver condotto queste 4 giornate al termine, in modo così bello e anche intenso. Chiaramente bisogna ringraziare chi lavora per il Paese dei Balocchi, al di là del sottoscritto che voi vedete in TV, ma qui ci sono 180-190 persone che lavorano per il Paese dei Balocchi, quindi è loro che bisogna ringraziare, è questa forza di questo gruppo che porta avanti questo progetto Paese dei Balocchi.